Cari amici, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di dispositivi Esli di casa Finder. Abbiamo visto in dei video che sono racchiusi in una playlist che potete facilmente raggiungere attraverso un link che vi lascio in descrizione, cosa sono questi dispositivi, dove il cuore del sistema è proprio un relè multifunzione, dove Finder la fa sempre da padrona nell'ambito dei relè e dei contattori in genere. Un relè che differisce dai suoi dispositivi predecessori perché è multifunzione ed è programmabile, quindi personalizzabile attraverso un'app, quindi ha una comunicazione Bluetooth in questo caso con i dispositivi che ci stanno intorno, quindi si costituisce quello che noi chiamiamo ecosistema Esli tra dispositivi che dialogano tra di loro, dove possibilmente ci sono diversi relè multifunzione oppure anche dei dimmer relè per appunto pilotare dei carichi dimmerabili. Inoltre abbiamo visto che oltre ai tradizionali pulsanti cablati è possibile estendere queste azioni attraverso un sistema wireless costituito da una pulsantiera che mi avete visto utilizzare all'inizio del video, che mi permette di remotizzare sempre nell'ambito domestico i comandi. Abbiamo detto che il canale di comunicazione tra questi dispositivi, quindi all'interno di questo ecosistema Esli, è la tecnologia Bluetooth, che ha i suoi vantaggi perché non impegna, come fanno tanti altri dispositivi domotici o smart che entrano all'interno delle nostre abitazioni, la rete wifi che se dovesse collassare crolla tutto, quindi ha un suo sistema di comunicazione e per questo viene chiamato in gergo ecosistema Esli, ma con la limitazione che con il Bluetooth non è possibile remotizzare i comandi, quindi se ci dovessimo allontanare da casa e magari volessimo attivare delle uscite o dei carichi o dei corpi illuminanti quando ci troviamo fuori dal contesto Bluetooth, questo non è possibile. Bene, Finder mi ha inviato il dispositivo che si interfaccia tra la rete Bluetooth dell'ecosistema Esli e il mondo internet per inoltrare questi comandi e far sì che con l'app si possano attivare anche fuori casa i carichi del vostro impianto domotico Esli. Si chiama semplicemente Gateway, che è questo di qua. Ovviamente non confondiamolo con il Beyond, che è la pulsantiera wireless che abbiamo già visto credo nel secondo video di questa serie, ma ha una forma appunto molto simile, è veramente studiato anche nel design, vedrete che la base di sotto si illumina pure e si alimenta semplicemente con un alimentatore USB credo compresa micro. Quindi adesso vediamo come si programma, cosa riusciamo a farci partendo da un impianto noto del sistema Esli che già dovremmo conoscere dai precedenti video. Ripeto, se questo video dovesse essere nuovo in argomento oppure tutte le informazioni che sto dando dovessero essere scontate, magari date un'occhiata attraverso l'appena citata playlist ai video precedenti che sono propedeutici a ciò di cui stiamo parlando. Quindi spostiamoci sul banchetto da lavoro e vediamo cosa succede. Partiamo da un impianto già preconfigurato con un relè multifunzione, impianto che già dovremmo saper conoscere, dovremmo saper interpretare dai video precedenti, quindi dei video che fanno parte di questa serie. Come vedete c'è l'alimentazione e tramite il neutro e la fase alimentiamo attraverso i primi due morsetti del relè multifunzione appunto lo stesso. Attraverso i due morsetti successivi, quindi quelli che rappresentano le uscite, lanceremo fase ai due corpi illuminanti. L'altro terminale di ogni lampada sarà il neutro, collegato appunto al neutro dell'alimentazione, che vedete appunto di colore blu. Rimangono due morsetti del relè multifunzione, che appunto è fatto di sei morsetti, che rappresentano appunto gli ingressi dove si scatena appunto l'evento del relè e quindi vanno collegati i due terminali a un morsetto di ciascun pulsante. L'altro morsetto di ciascun pulsante è proprio la fase che viene ricavata con il cavo di colore nero che vedete e collegata alla fase di alimentazione. Vi ricordo infatti che il relè si eccita, quindi si scatena il proprio evento al lancio di fase. Quindi come vedete oltre ai pulsanti il relè multifunzione si eccita anche grazie alla tastiera wireless Beyond precedentemente configurata. Il funzionamento dei due canali indipendenti del relè multifunzione è reso anche grazie all'applicazione utente Finder e quindi con le tastiere virtuali che possiamo vedere. Ciò accade ovviamente se l'app e anche il Beyond si trova nel contesto della portata della rete Bluetooth generata dal relè multifunzione.
Adesso è il momento di configurare e quindi rendere interpretabile dal mini impianto Yaesly il gateway che abbiamo appena menzionato. Potrebbe essere possibile in una prima configurazione resettarlo, quindi non si dovrà fare altro che tenere premuto il tasto che c'è nella parte bassa, ovvero al centro della parte illuminata, per almeno 10 secondi. Il gateway lampeggerà velocemente a indicare che sta avvenendo il reset. Come vedete, al lancio dell'app avverrà una scansione dell'impianto e verranno visualizzati i due pulsanti virtuali che rappresentano i due canali del relay multifunzione appunto configurato in questo impianto. Noteremo infatti nella parte alta e destra un simboletto di gateway che in questo caso è nero per rappresentare comunque che ancora l'app è in ricerca. Ci sono degli altri simboli che rappresentano appunto lo stato del gateway, se configurato o meno oppure fuori dalla portata. Entreremo nella parte delle impostazioni, cliccheremo gateway e come vediamo c'è possibilità di aggiungerlo. In questo momento l'app ci invita ad accendere il gateway che alimentiamo attraverso il connettore mini USB a sua volta collegato alla rete 220 V. Noteremo che il gateway assumerà nella parte bassa delle colorazioni che ci stanno a indicare a seconda del colore assunto o dell'intensità o della frequenza dei lampeggi che la configurazione sta avvenendo in maniera più o meno corretta. Quindi la ricerca andrà avanti fino a quando il gateway si colorerà di colore bianco a dimostrazione che l'associazione sta avvenendo in maniera corretta. Infatti sull'app vedremo appunto che la stessa avrà rilevato il gateway, quindi gateway trovato. Sceglieremo un nome apposito per il gateway, ci dirà di confermare e a questo punto l'app farà una scansione della rete wifi. Supponiamo appunto di trovarci sulla stessa rete wifi dove dovrà operare il gateway. Ovviamente sceglieremo la wifi alla portata nostra, che è quella nostra, e quella anche alla portata del gateway. Quindi inseriremo la chiave di protezione della rete, la cosiddetta password, che dovrebbe essere di nostra conoscenza. Seguiranno quindi in automatico una serie di operazioni che sono appunto di verifica, di validazione della rete wifi rispetto al gateway, rispetto anche all'app. Vedremo appunto colorarsi la parte bassa del gateway in un certo modo a dimostrazione che appunto questa ricerca e questa associazione sta avvenendo fino a quando appunto vedremo le spunte nelle varie azioni visibili sull'app che ci dimostrano, che ci confermano che l'associazione è avvenuta correttamente. Quindi premeremo continua e come possiamo notare arriveremo in una schermata dove visualizzeremo i canali già associati nell'app dal funzionamento precedente e se vogliamo possiamo escludere dalla condivisione, dalla gestione remota quindi anche alcuni canali. In questo caso io li lascerò tutti e due e andrò avanti quindi cliccando il tasto fine. In questo modo avverrà l'associazione e si spera appunto che l'iconcina che rappresenta il gateway nella parte alta destra della schermata dell'app si colori di azzurro, di verde acqua, comunque di colore Finder. A questo punto attraverso le impostazioni di rete, quelle rapide del nostro device, disattiverò la rete Bluetooth appunto per dimostrarvi che la comunicazione tra l'app e l'impianto Yaesly da questo momento in poi avverrà tramite rete e internet. E come vedete è possibile comunicare con il sistema Yaesly come se fossimo dall'altra parte del mondo, ovviamente con una piccola latenza in più che è giustificata dal fatto che ci troviamo attraverso più architetture, quindi passiamo da internet alla wifi alla rete Bluetooth per appunto avere questa comunicazione. In questo modo possiamo comunicare in combinazione col Bayon, quindi dalla parte locale alla parte remota, con un feedback sulla applicazione che ci fa vedere, ci fa capire attraverso la colorazione dal grigio all'azzurro e viceversa che i canali sono attivi o meno. Eccoci qua, direi che come aspetto, come comportamento e anche come prodotto non è male.
E finalmente abbiamo risolto la limitazione che la rete Bluetooth nell'ecosistema Yeezy ci dava quando volevamo accedere da remoto, e abbiamo visto con estrema facilità come è possibile configurare e programmare il tutto. Se volete che questa serie continui, fatemelo sapere attraverso i commenti qui sotto nel video. Ci sono altri prodotti interessanti di casa Finder, sempre per quanto riguarda il tipo di impianti Yeezy, come ad esempio il dispositivo di input. Un commento quindi è ben gradito, la condivisione pure, il like altrettanto, e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Per adesso da Sebitori è tutto, grazie e alla prossima.